Buongiorno ragazzi, bentornati a Yalopi, sono Mike senza nome e quest'oggi andiamo avanti con il nostro viaggio. Sto cercando di dormire, stai zitto e dormi allora. C'è nessuno qua? Andiamo, cerchiamo di fare i furbi quest'oggi, iniziamo subito la mattinata. Attraversiamo il confine questa mattina, niente tessili, mi raccomando, in macchina. Dunque, vediamo un po'. Qui siamo, ok, prego, per favore vai a rompere le balle a qualcun altro, mi dispiace, ok. Poi, pronto? No, non c'è nessuno, cazzo, non c'è nessuno qua. Qua? Ah, è vuoto sto albergo. Che cazzo, perché c'è un tappeto su un muro? No, niente, ci fa molto male oggi. Ci fa molto male, ragazzi. Ci fa molto male. Perché? Non ci abbiamo un soldo e dobbiamo partire. Ok, grazie per essere stato con noi. E è sparito il giornale. Porca troia, dovevo portarmi il giornale via quando potevo. Mannaggia. Queste che cazzo sono? Cupette? Mica ci sono i gelati qua, però. Vabbè, andiamo avanti. Dunque, apriamo il baule, mettiamo sta cosa che non vale niente lì. Sì, ok. Apriamo di nuovo il cofano. Vediamo cosa c'è nel cofano. Sotto al cofano. Madonna mia, 1 su 3 addirittura, 2 su 3. Ma che cazzo gli hai preso il motore? Cioè, veramente, non è che ha fatto... Le botte che ho preso saranno state quelle? 3 su 3. 3 su 3, 2 su 3, 1 su 3. Ecco qua, è andata a farsi benedire anche questo kit di riparazione. Bene, che ci devo fare? Dovrebbe esserci anche il negozio da qualche parte e soprattutto il concessionario della Leica qua da qualche parte, ti ripeto, ma non ho un euro in tasca, quindi sarà interessante vedere cosa me ne faccio sia dell'uno che dell'altro. Infatti, negozio sulla sinistra, il semaforo è rosso, ci fermiamo pure al semaforo, cioè peggio di Bus Simulator. Quindi entriamo in questa zona molto simpatica, ci fermiamo qua. Avrei bisogno della verità di far benzina. Prendiamo una mano, se no possiamo scendere. Prendiamo dal baule il caffè, la tazza e altro. Ah. Il caffè, vieni qua, il caffè della Beppina. Non si beve la mattina. Bottiglia d'acqua, non so che farmi nella bottiglia d'acqua. Sconto. Il caffè ovviamente è scontato del 50%. Fantastico. Uno. Mamma quanti soldi che ho fatto. 2 euro e qualcosa. Questo vale 15, questo vale 10. E apri la portiera, zio, non essere tirchio. Sarà interessante capire come cacchio si fa ad andare avanti. Mezzo serbatoio. Però viene 10 questo. Ok, io ho 7, mi dà 2 di ritorno. Io gli do questa e dico. Sì, ok, ha capito la signora. Questa vale 10, io ne ho 9. Mi serve la benzina? Mi serve proprio la benzina? Gli diamo acqua alla signora. Acqua. Fanculo l'acqua, non ci serve l'acqua. Metti l'acqua e dammi la benzina. Facciamo questi scambi già ora subito così nella... 3. Dove è finita? Oddio, mi è sparita la roba. Mannaggia lui. Sì, ha capito la signora. Ma che cazzo? Adesso mi tocca andare di nuovo a prenderla. Oh. Portafoglio, perché quando lasci il portafoglio non è che... Sono io che sono stupido, perché potrei usare la rotellina a cambiare tra l'oggetto primario e secondario. Ma in realtà no. Poi ci sono le gomme qua. Gomme invernali, estive, da fuoristrada, questo e quell'altro. E al momento ci troviamo con un dollaronzo in tasca. Prendiamoci la benzina e portiamocela con noi, visto che ragazzi, cioè, le cose si mettono male. Quando rimarrò senza benzina, zio me lo dirà sicuramente. Intanto attraversiamo il confine e andiamo avanti. E non ho più spento il motore perché non si sa se riparte sto catorcio. E direi che, direi che dobbiamo scegliere una. Oh, devo scegliere una strada. Che strada facciamo? Più corta se possibile.
Allora, io direi che, beh, ma ce ne sono tre, di cui una è un po' poco dissestata. Le altre due, una è soleggiata e l'altra è nuvolosa, ma non ci sono cose particolari. Quindi scegliamo quella meno traumatizzante tra le tre. Vediamo se riusciamo ad arrivare da qualche parte. Non si sa mai, non si sa mai. A dire la verità, andiamo finché il semaforo dice. Io ho avuto tempo di leggere il libro e andare avanti e fare anche la cacca. E il semaforo è ancora verde. Andiamo avanti. Questo è il concessionario che ovviamente guardiamo con tanta gelosia. Intanto ci apprestiamo di andare alla dogana. Vai piano, che qua c'è il signore col fucile. Dio. Papers, please. Fatalità. Un nome di un titolo che nessuno conosce. Papers, please. Comunque, tenete qua i documenti, per favore. Ok, vediamo. Ecco, il soldatino, attenzione, si appresta a controllare. Senza che nessuno gli dia il permesso, si mette a controllare il mio veicolo. Sì, signore, faccia un po' più piano, no? Tranquillo. Ok, tutto a posto. Mi ha ridato i documenti. Via la barriera. E con poco meno di mezzo serbatoio ci accingiamo a fare 210 km. Seconda giornata del nostro viaggio. La seconda tappa, ragazzi, è incredibile. Dai che andiamo. Sentite con quanta grinta che partiamo. Vai, 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 vai. Oh mio Dio. Andiamo a Sturovo su una strada che apparentemente leggermente dissestata. Non era così nei piani. A Sturovo c'è il confine con l'Ungheria. Quindi andiamo verso l'Ungheria. Fantastico. Intanto ci facciamo un po' di off-road con zio. Con tanto di tornanti, va bene. Andiamo piano, 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 cazzo, zio. Sai guidare, zio? Andiamo, ok? Occhio agli spigoli. E tra un po', rimaniamo senza benzina. Chissà se ci sono spie che si devono accendere. Intanto sto andando abbastanza spedito, forse anche troppo per questo tipo di gomme che mi ritrovo le sospensioni. E attenzione, c'è la stazione del treno, eccola là. Vediamo se alla stazione del treno troviamo qualcosa di utile. Andiamo dentro qua. E là, piano. Piano, bulldog, dove vai? Tranquillo. Prendi la mano. Scendiamo. Guardate che mamma mia. Questa è una macchina fuori strada, veramente fuori serie, fuori strada. Non c'è un cazzo qua, mannaggia. Via. Via così. Off. Beh, zio, siamo fuori strada, capirai. Un po' di erba sul tracciato non è che ci cambia il tanto. Buono, dai. Uff, ancora. Vabbè, ci tieni tanto a sto schifo, a sto catorcio di macchina. Ci tieni tanto perché io non ci tengo così tanto. E a parte questo, sto facendo a malapena i 40 all'ora. Neanche i 30. Vediamo, c'è il ponte della ferrovia. Attenzione, anche perché i paesaggi sono creati in maniera, come si dice, procedurale. Wow. Ho dimenticato quanti birch tree, che sono quegli alberi là, ci sono in questo paese. Vabbè, complimenti. Sono bellissimi da vedere finché ci passiamo vicini. Vabbè, zio. C'hai gusti discutibili. Che ti devo dire? Mi ricordo che qua dove c'è il tunnel del trenino ripeto, c'era un po' di roba che a volte cadeva giù dal treno. Sapete come capita dappertutto. Perché si sta. Non ha più potenza per trainare sto coso. Il problema, diciamo, che il treno ci tiri sotto non si pone perché il treno è fermo. Aia, aia. Vediamo un po'. È caduto qualcosa dal treno? Ovviamente con la spiga che mi ritrovo io la risposta sarà no. Infatti non vedo nulla di niente qua. Né da una parte né dall'altra, a parte questa nuvola. No, c'è assolutamente niente, se non un ponte là davanti. Prendiamo la benzina, benza. Apriamo il cofano. Oh, cofano. Giù di.
Ma pensa, non mi fa mettere benzina finché il motore è acceso. Che cazzo là? Zio. Ok. Sì, almeno il motore potevi spegnermelo tu, eh? No, eh? Vediamo, allora, via. Porca troia. Porca troia, ragazzi. Ho preso la cosa di benzina, ma è vuota. Cioè, per 10 euro mi ha dato solo la cosa di benzina. Non mi ha dato anche la benzina. Quindi, sì. Tra poco rimarrò a piedi. E... spingiamo finché va. Non posso dire altro. Spingiamo finché va perché... veramente, veramente, cioè, non so. Combinato un casino, pasticcio, come volete chiamarlo. Off un tubo, cazzo, zio. Guarda che ponte che c'è. Già tanto che non si spacca con noi. E il motore è... sta fumando. Questo giro del viaggio è stato veramente sfigato. Non abbiamo trovato niente. Ovviamente quando ho detto che non abbiamo trovato niente, ecco la lontananza degli oggetti. Degli oggetti. Oh, ecco un paio di cose sulle gomme. Ok. Va bene. Tutto chiaro. Allora, una scatola. Una scatola. Apriamo questa scatola. Cosa c'è al suo interno? Salsicce. Va bene. Prendiamo anche le salsicce. Noi mettiamo da parte le salsicce. Anche se io di qui metterei qua, lui le mette di là. Le salsicce, anche se io dovessi ricominciare quando ci porta a casa i caratrezzi, abbiamo le salsicce con noi. Quindi è già un passo avanti, diciamo. Mettiamola così. Poi cos'è? Un'altra scatola. La gente perde le salsicce. Bottiglia di vino. La bottiglia di vino vale tanto di solito. Quindi la teniamo lì. E poi abbiamo due scatole che si aprono col lucchetto. Col piede di porco. Quindi piede di porco. Vieni qua. Andiamo. Apriamo. Sarò anche senza benza. Però Madonna quanto vino. Vai così. Grande il vino. E qua tobacco. Tanta roba che vale tante robe. Cioè nel senso, probabilmente, oddio, dove l'ho lasciata? Qua. Probabilmente ci perderò, anzi questa puntata finirà male, nel senso che il mio viaggio sarà finito anche abbastanza in maniera brutale. Zikurat Lights, fantastiche le Zikurat Lights, anche perché ci sono un bel po' di sigarette lì dentro. E cosa vi devo dire? Ecco, abbiamo spaccato anche questa scatola. Mettiamole là, buono buono, tutto con noi portiamo. 1, 2, 3, ho spaccato anche la scatola. 1, 2, 3 e andiamo avanti. Via. Show. Vedete, secondo me è lo zio che porta sfiga. È lo zio che porta sfiga. Andiamo avanti, siamo quasi in riserva. Anzi, non so se c'è la riserva sta macchina. Probabilmente ti dirà, oh bello, hai finito la benza. E sì che la prima roba che abbiamo fatto nella scorsa puntata è stata andare direttamente al benzinaio senza neanche pensarci due volte. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tantissimo se acquistate i giochi sul link di Instant Gaming. Ovviamente voi non ci rimettete niente, anzi trovate solo qualche sconto in più. E date una mano a me a comprare qualche titolo che magari poi porterò sul canale. Ovviamente è un rito di passaggio, ho sbloccato l'achievement perché sono in mezzo a nulla e sono rimasto senza benza, giustamente. E come vi avevo già detto, a questo punto della storia rimane gran poco da fare. C'è una coperta, penso, sulla sedia dietro. Comunque rimane gran poco da fare, se non ritornare a casa. Greg Prismanchuk è l'autore del gioco. Bravo, bravo, fantastico. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. Sono Mike senza nome, ci rivedremo alla prossima puntata con questo fantastico giochetto, dove probabilmente, spero, arriveremo più lontano di quanto siamo arrivati quest'oggi con la nostra Laika. Fino allora ricordate di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi, e io sono Mike senza nome e ce l'ho, non ce l'ho un nome, va bene, ciao ragazzi e alla prossima, ciao.